Buongiorno a tutti. Nel video di oggi volevo fare un po' di aggiornamenti di lettura. Come sapete, sono stata preda del blocco del lettore. Nel video della scorsa settimana penso vi spiego un po' come è andata, però appena prima, durante e appena dopo il blocco del lettore qualcosa ho terminato. Sono dei libri di cui ancora non vi ho parlato e quindi approfitto per aggiornarvi brevemente. Vi faccio vedere prima il libro che ho in lettura al momento, l'ho cominciato da pochissimo ed è Una storia russa di Lyudmila Ulitskaya. Eccola qua. Di questa scrittrice vi ho già parlato a proposito di Daniel Stein, traduttore, un romanzo epistolare storico sulla figura di questo mediatore tra culture. Una storia russa, invece, il cui titolo originale è La tenda verde, si apre con delle scene nel giorno della morte di Stalin e racconta la vita di tre amici nella Russia sovietica, almeno per il momento. Sto ritrovando la tipica capacità di questa scrittrice di incastrare diverse storie tra loro e di creare un puzzle, un mosaico, mettendo insieme appunto fili, pezzi, tesserine diverse. Quindi vi aggiornerò però più avanti perché sono proprio all'inizio. Abbiamo Il mestiere di scrivere di Carver, una raccolta di interventi di Carver e anche di testimonianze di suoi allievi in riferimento appunto al suo mestiere di scrittore. Devo dire che ci sono un paio di cose interessanti in questo libro. Da un lato, la visione di letteratura in generale che dà Carver, non solo della scrittura, ma appunto, parlando di scrittura, si parla di un po' di cosa sia la letteratura. Altra cosa molto interessante è riportata una lezione in cui Carver commenta gli scritti, racconti brevi degli studenti. E si vede anche come semplicemente togliendo, aggiungendo dei particolari, raccontando le cose da un punto di vista, da un altro, modificando piccole frasi, si riesca a dare potenza a uno scritto che magari in quel passaggio non era così potente, appunto. È veramente interessante vedere il lavoro sul testo e, tra l'altro, il lavoro sul testo altrui, perché in aula Carver commenta appunto i racconti degli studenti, vedere appunto il lavoro sul testo e come questo lavoro sul testo riesca a tirar fuori il meglio dall'intenzione letteraria celata all'interno di quello scritto. Sicuramente consigliato, si legge molto in fretta, quindi se volete farvi un'idea della visione della scrittura e della letteratura di Raymond Carver, è consigliato. Altro recupero dell'ultimo periodo è I russi sono matti, di Paolo Nori, questo simpaticissimo scrittore dallo stile molto colloquiale. Allora, il sottotitolo dice Corso sintetico di letteratura russa. In realtà non immaginatevi un corso di storia letteraria, non si vede niente con questa luce. Non immaginatevi un corso di storia letteraria, appunto, in ordine cronologico che vi spiega la nascita della letteratura russa, la letteratura russa classica, l'epoca sovietica, il postmodernismo e così via. In realtà Nori prende delle tematiche centrali della letteratura russa e va a vedere come sono state sviluppate dai diversi scrittori, soprattutto dell'Ottocento, ma non solo. Lo stile, come ripeto, è molto colloquiale, quindi sembra proprio di fare una chiacchierata con l'autore che dispensa appunto perle relative alla letteratura russa in quantità. Devo dire allora, se conoscete bene la letteratura russa, probabilmente non aggiungerà tanto a quello che già sapete, perché anche poi tutti gli aneddoti legati agli scrittori sono conosciuti. I russi poi vanno matti per la vita degli scrittori, per le case degli scrittori, quindi sicuramente li avrete già
sentiti se siete appassionati o studiosi di letteratura russa, ma è un bel modo, secondo me, per riprendere in mano alcuni argomenti e soprattutto per prenderli in mano da un punto di vista nuovo, dal punto di vista di Paolo Nori, quindi dal punto di vista di uno scrittore, traduttore, esperto di letteratura russa e soprattutto dal punto di vista di un amante della letteratura russa che mette a disposizione la sua competenza in un modo non accademico, ma assolutamente alla portata di tutti. Se tra l'altro i russi vi intimoriscono leggendo questo libro, capirete che sono pazzi, quindi non c'è da temere, oppure c'è da temere il doppio, vedete un po' voi, ma è un buon modo per avvicinarli se li conoscete poco. Ho qua due libri che sono due tra i libri più belli che ho letto quest'anno. E non so bene come parlarvene perché meriterebbero dei video a parte. Intanto ve li faccio vedere, li commento brevemente e vediamo se ci sarà modo di approfondire. Il primo è Amatissima di Toni Morrison. Una storia sulle storie, una storia sulla memoria, una storia sulla schiavitù, ma è riduttivo dire sulla schiavitù, una storia su come funziona la nostra mente, su come ci raccontiamo le storie, in particolare le storie di dolore, come quella di Amatissima. Io di questo libro sapevo molto poco prima di prenderlo in mano. Non sapevo, per esempio, che Amatissima è un nome proprio, il nome proprio di un personaggio fondamentale di questa storia. Non ve la vado neanche ad accennare perché veramente ve la rovinerei. È una storia costruita per flashback, flash forward, che vanno pian piano a riempire tutti i pezzi di una storia di sofferenza alla fine, ma come vedrete è un dolore che si incarna di nuovo nel presente, per questo dico la centralità in questa storia del racconto e della memoria. È una memoria che non lascia mai in pace, una memoria che torna fisicamente per affermarsi e per segnalare che del passato, delle nostre storie, non ci si libererà mai. Per questo anche sottolineo la centralità del tema del racconto vero e proprio. È un racconto appunto che si forma poco a poco, con dettagli che emergono a piccole dosi e che sono tutti significativi dal primo all'ultimo. È una storia di morte, una storia però anche di rinascita, una storia, non so proprio come valorizzare questo libro, vorrei parlarne meglio e rileggerlo adesso che ve ne sto parlando. Una storia su come ti resta addosso la tua storia. È una storia ricca di simboli che si fanno concreti, che si fanno concreti nei dettagli, simbolica e concreta insieme. Non so come consigliarvelo, se non avete letto Amatissima, correte, procuratevelo perché è imperdibile. Altro libro che mi ha scosso profondamente è Le ore di Cunningham. Come forse vi avevo accennato, avevo iniziato ad ascoltarlo in audiolibro, poi avevo capito insomma che dovevo concentrarmi di più sul testo e me l'ero procurato. Un libro sul fare della propria vita un posto in cui si sta bene e su come sia difficile questo e su come ci siano appunto delle ore in cui riusciamo ad abitare la nostra vita. La trama intreccia la storia di tre donne, di cui una, come sapete, come vedete dalla copertina, probabilmente è Virginia Woolf. Una è la signora Dalloway, ma una signora Dalloway moderna, che vive nella New York contemporanea, e una invece è una casalinga degli anni 50, accanita lettrice appunto di Virginia Woolf. Sono tre donne che riconoscono di essere probabilmente delle donne privilegiate, fortunate, che nella vita non soffrono particolarmente, ma che non si sentono al loro posto nella loro vita e non hanno neanche forse voglia di combattere. Sono delle donne che vorrebbero deporre le armi e dire io mi fermo qui. E infatti è ricorrente in queste tre storie il pensiero e le riflessioni sulla morte, su come sia semplice alla fine farla finita, su come sia, è vero, difficile socialmente, ma dal punto di vista personale
di come alla fine basti poco per passare dalla vita alla morte. La morte permea alla fine un po' tutto il romanzo, come permea le nostre vite. Sappiamo di dover prima o poi morire, però appunto ci sono delle ore nella vita in cui siamo veramente noi stessi, in cui la vita ci si mostra. E queste ore luminose nella vita di queste tre donne sono le ore in cui loro sono a tu per tu con loro stesse, con la parte più profonda di loro stesse. Sono ore che fanno della nostra vita una vita. È un romanzo breve, devo dire, veramente si legge anche abbastanza velocemente, ma di una profondità incredibile. Vorrei anche vedere il film che è tratto da questo libro, anche se come sempre ho un po' paura, no? Quando ti resta una determinata sensazione dal libro è sempre difficile poi affrontare il punto di vista di un regista, banalmente, su quello che si è letto. E niente, io con questo vi saluto, mi sono sentita molto inadeguata a raccontarvi le ultime due letture di questa veloce carrellata. Spero di non avervi annoiato troppo e di rivedervi. Ciao!